Sono in difficoltà. Devo utilizzare una funzione fc o una funzione fb. Come faccio? Quali sono le differenze? Come faccio a scegliere qual è la migliore per la mia casistica? Buonasera a tutti, sono Strongoli Alessandro, fondatore di ioprogrammo.info. Oggi andiamo a vedere come è possibile creare un FB e un FC, quali sono le differenze e soprattutto quando utilizzarle. Ci spostiamo subito sul programma. Andiamo a creare immediatamente le nostre due funzioni di esempio. Andiamo su Aggiungi nuovo blocco e andiamo a creare in primis la nostra FB, chiamandola FB test 1. Premiamo invio per confermare. La programmazione che andremo a utilizzare sarà in ladder. Andiamo successivamente a creare la nostra seconda funzione, la FC, e qui andremo a chiamarla FC test 2, in questa maniera. E andiamo però a selezionare che sarà una tipo FC e andiamo a premere invio per confermare. Perfetto. Allora, vi metto subito le due schermate affiancate così che possiamo vedere insieme le differenze, soprattutto nelle loro caratteristiche. Abbiamo la nostra funzione FC sulla sinistra, la nostra funzione FB sulla destra. Se notiamo bene, tutti e due i blocchi e funzioni hanno alcune caratteristiche identiche, invece la funzione FB ha un gruppo di parametri particolari che andremo ad analizzare. Partendo dalla prima, notiamo che tutti e due i blocchi funzioni hanno il gruppo input. All'interno di questo gruppo andremo a inserire tutte le variabili che vorremmo far leggere alla nostra funzione. Può essere un pulsante, può essere un selettore, può essere una sonda, può essere un feedback che noi riceviamo dal nostro cantiere, dal nostro impianto. Successivamente troviamo il gruppo output, il gruppo delle uscite. Qui andremo ad elencare tutte le variabili su cui noi andremo a scrivere. Una volta concluso l'algoritmo che noi abbiamo creato o la logica di funzionamento che noi abbiamo creato all'interno di queste funzioni, dovremo andarla a scrivere, dare un risultato. Questo risultato lo andremo a inserire negli output in questo gruppo. Può essere lo stato di una lampadina, può essere lo stato di un telerottore, lo stato di un relè, lo stato di un motore, può essere qualsiasi cosa che sia il risultato di quello che noi abbiamo creato. Troviamo le variabili in out. Queste variabili sono, chiamiamole mix, perché sono sia variabili di input che variabili di output. Cosa servono? Pensate nel momento in cui voi avete un qualcosa, una variabile che volete far leggere alla vostra funzione, eseguire una determinata logica o un determinato algoritmo. Una volta eseguito questa logica, questo algoritmo, voi dovrete dare un risultato, però si va a riposizionare e risovrascrivere sulla seguente variabile, che è se stessa. Abbiamo il gruppo delle variabili temporanee. Queste variabili hanno vita breve, infatti nascono all'inizio della nostra funzione e muoiono alla fine della nostra funzione. Questi parametri possono essere utilizzati all'interno della nostra funzione, ma non possono essere richiamati all'esterno della nostra funzione. Devono essere utilizzati soltanto per quello che noi vogliamo creare all'interno del nostro blocco. È sconsigliato memorizzare dei valori o degli stati su queste variabili se e nel momento in cui noi vorremmo memorizzare questi valori o questi stati a lungo termine. Il mio consiglio è utilizzate le temporanee per eseguire delle condizioni, delle logiche immediatamente per generare dei risultati e appoggiarle su delle variabili che si mantengono nel tempo, come possono essere gli output o l'inout. Abbiamo il gruppo delle variabili costanti. Qui andremo a inserire una nostra lista di variabili, tali per cui il suo valore rimarrà costante nel tempo. Questo, per esempio, può essere anche un rapporto meccanico, per darvi l'esempio di costante.
Una cosa che notiamo nel nostro gruppo del blocco FB sono il gruppo delle variabili statiche. Le variabili statiche sono a loro volta delle variabili che in questo caso sono di memoria a lungo termine, proprio si vanno a ricordare nel tempo il loro valore e il loro stato. Andiamo subito a vedere un esempio di come è possibile creare una piccola logica all'interno della nostra funzione FC. Allora, vi splitto la funzione FC che la troviamo subito qua davanti. Andiamo a creare le prime quattro variabili, variabile 1, variabile 2, variabile 3 e variabile 4. Le identificheremo come variabili di tipo intero. Nelle output queste saranno le nostre variabili di lettura, cioè di ingresso, che andremo a inserire dall'esterno. Questo invece come output sarà il nostro risultato e sarà anche questo un intero. Dato che dobbiamo creare una logica di appoggio, un momento di transizione che utilizzeremo all'interno del nostro programma e da nessun'altra parte, vado a creare una variabile che si chiama appo, sempre di tipo intero. Andiamo a creare adesso il nostro piccolo algoritmo. Facciamo una somma, facciamo una moltiplicazione e facciamo una divisione. Il primo ingresso sarà la variabile 1, il secondo sarà la variabile 2. Qui metteremo la variabile 3 e qui metteremo la variabile 4. Cosa andiamo a fare in questo caso? E qua in fondo, scusatemi, ci sarà il risultato. Cosa andiamo a calcolare? Allora, con la variabile 1 e la variabile 2 andremo a creare una somma. La appoggeremo su questa variabile di appoggio, che sarà momentanea, temporanea. Successivamente questo appoggio dovrà essere moltiplicato alla variabile 3 e andrà a trasferirsi il risultato su ancora la variabile di appoggio. Successivamente, sempre la variabile d'appoggio andrà a dividersi con la variabile numero 4 per poi dare il risultato sulla variabile chiamata risultato. Ecco, questo è un esempio di come è possibile utilizzare la funzione FC. All'interno abbiamo creato un piccolo e banalissimo algoritmo tale per cui con 4 input, che sono le nostre variabili 1, 2 e 3, 4, abbiamo dato un risultato. Nel mezzo adesso abbiamo dovuto utilizzare una variabile temporanea per farvi vedere come col COP è possibile sfruttarlo. Vi faccio vedere come è possibile richiamare questa funzione all'interno della nostra OB1. La funzione FC1 andrà a richiamarsi in questa maniera. Variabile 1, 2, 3, 4 come input e il risultato di uscita. Qui possiamo mettere dei numeri, banalissimi, ma qui dobbiamo mettere per esempio Mercurio World 200. E questo sarà il nostro risultato. In questo caso verrà fatta la somma con 1 più 2, il risultato sarà moltiplicato per 3 e il risultato sarà diviso per 4. Il risultato finale sarà inserito all'interno del Mercer World 200. Questo è l'esempio di come mettere e utilizzare la funzione FC. Cioè, ricapitolando, possiamo utilizzare la funzione FC per eseguire una logica immediata grazie a degli ingressi e generare immediatamente un'uscita. Infatti, notate che noi fino adesso non abbiamo creato nessuna altra variabile all'esterno di questa funzione. Infatti le variabili sono allocate soltanto all'interno e sono delle variabili che vivono e muoiono all'interno di questa funzione. A confronto della funzione FB che adesso andiamo ad analizzare, essa si comporta in maniera differente. Apriamo la funzione FB e andiamo a creare lo stesso identico programma. Allora,
variabile numero 1, variabile numero 2, variabile numero 3 e variabile numero 4, sempre interi. Andiamo a dare il nostro risultato, sempre intero, e andiamo a creare la nostra variabile di appoggio, ma in questo caso la faccio vedere in questa maniera: appoggio, e qua mettiamo stato. Intero. Perfetto. Andiamo a inserire la nostra addizione, la nostra moltiplicazione, la nostra divisione. Mettiamo la nostra variabile 1, variabile 2, variabile 3 e la variabile 4. In questo caso non andiamo a inserire nel programma la variabile appoggio, perché voglio mostrarvi la differenza con la variabile che abbiamo appena creato, che si chiamerà stato. In questo caso invece di appoggio vado a scrivere stato. Stato, stato e stato. E per ultimo risultato. Ecco. Qual è la differenza sostanziale e perché abbiamo utilizzato una variabile statica invece che una variabile d'appoggio? Ve lo mostro adesso. Nel momento in cui andiamo in OLOB1 a inserire la nostra funzione fb, il programma ci chiederà immediatamente di creare un database. Questo database è una DB di istanza, cioè va immediatamente a crearsi un'istanza dove allocare tutte le variabili che abbiamo elencato all'interno della funzione, che siano input, output, inoutput e statiche. Le variabili temporanee e le costanti non saranno all'interno di questo database. Inserendo il nome a nostro piacimento, in questo caso lo chiameremo db test 1 come la funzione, andremo a premere ok. Notate che qua a sinistra ha creato il suo database e qui in basso ha generato e richiamato la funzione fb. Qui andremo poi a inserire le nostre variabili di ingresso, o come abbiamo fatto nell'esempio dell'fc andremo a richiamare dei numeri, e qui andremo a mettere sempre il nostro, per esempio, marker word 200. Notate le differenze anche lato aspetto, lato grafico. Infatti l'FC qua sopra non riporta nessun nome, nessun database, quando invece l'FB qui sopra viene definito il suo database particolare. Cosa esiste all'interno di questo database? Andiamolo ad aprire. Ecco, questo è il database che andiamo a visualizzare, con 4 ingressi, un'uscita e una statica. In questa maniera, nel momento in cui noi andiamo a simulare, a verificare, a monitorare lo stato di questo database, possiamo vedere lo stato delle variabili di ingresso, lo stato dell'uscita e lo stato della nostra statica, il valore della nostra statica. Allora, la domanda che mi viene di solito fatta è: ma per il problema che io ho, perché io voglio creare questa funzione, questo piccolo pezzo di programma, cosa devo utilizzare? Cos'è meglio, un FC o un FB? Dipende, vi dico io, dipende da cosa? Dipende da molti fattori. Innanzitutto, voi volete creare una cosa che poi viene replicata in tutto il programma, o da utilizzare solo in momenti particolari, dove poi, una volta conclusa, non mi interessa più sapere nulla di quella funzione. Vi faccio un esempio. Finché dovete fare un calcolo dove applicate degli ingressi, eseguite un calcolo per poi ricavarne in uscita, e poi non vi interessa più della funzione perché voi avete il vostro risultato in mano da dover sfruttare all'interno del vostro programma, allora vi consiglio, utilizzate una funzione FC. Ma nel momento in cui dovete creare
un qualcosa che sia replicabile all'interno del vostro programma e che, una volta conclusa la funzione, questa deve sempre lavorare in background e lavorare costantemente, come per esempio la funzione per un motore, ecco, qui vi consiglio di utilizzare una funzione FB. In questo caso l'FB ci viene in aiuto perché, una volta creata, essa genera la sua TB di stanza. Vi faccio un esempio. Se avete un impianto con 100 motori, non potete stare lì a creare 100 funzioni FC differenti, perché all'interno dovrete creare e richiamare variabili tutte le volte differenti, ognuna per il proprio motore. Uscirete matti. Invece, se andate a creare una funzione FB e per ognuna di essi andrete a generare la DB, ecco che qui vi basta richiamare la funzione FB almeno 100 volte. In questo caso, se io ho la bellezza di 3 motori, io copio e incollo la funzione per 3 volte. In questo modo. E invece di lasciare la DB1, cioè la DB test 1, io qui vado a scrivere la DB2. E infatti la DB sarà, la chiamerò test 1 underscore 2. E qui andrò a richiamare la DB3, che non esiste, come la DB2 non esiste, e lui mi chiede, attenzione, la DB che tu hai inserito non esiste, la vuoi generare? Sì, allora, pertanto, DB test 1 underscore 3. Questo è un esempio semplicissimo di come poter utilizzare una funzione FB. Ok, ragazzi, abbiamo visto come creare una funzione FB e come è possibile creare una funzione FC. Abbiamo visto all'interno cosa è presente all'interno di un FC e la differenza di quello che troviamo all'interno di un FB, che è la nostra statica, la variabile che si ricorda nel tempo il suo valore, il suo stato. Ecco, poi siamo andati a vedere all'interno della nostra OB1 come è possibile richiamarle. E sostanzialmente qual è il mestiere che noi andiamo a far eseguire queste funzioni. Allora, tenete conto, dovete fare dei calcoli, dovete utilizzare delle funzioni che una volta terminate non vi servono più e non devono lavorare in background. Perfetto, allora utilizzate l'FC, perché tanto l'FC avrà le sue variabili interne e non andrà a occupare delle variabili casomai posizionate su degli DB. Oppure se dovete utilizzare delle funzioni FC perché dovete fare dei grandissimi richiami, richiami, richiami. Ma se dovete fare qualcosa di semplice, utilizzate l'FC. Nel momento in cui dovete creare un modello, una struttura, tale per cui potete replicarla più volte e queste si devono memorizzare differenti dati per ogni singola componente, allora utilizzate NFB. Vi ho fatto l'esempio di un motore che si trova su una linea trasporti, per esempio. Cosa succede quando hai tantissimi motori? Non puoi stare lì a creare funzione, 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 funzione e inserire variabili differenti tutte le volte. Spenderesti tantissime ore e non avresti neanche più la voglia di farlo. Pertanto, creati un modello soltanto, ti genera la DB di stanza, quello è il tuo modello. Replicalo tante volte questo FB, ma non devi cambiare l'FB, cambiargli il nome, cambiargli il numero. Devi cambiargli soltanto la DB, perché così lui andrà a puntare sulla DB di quel motore, la DB di quel motore, la DB di quel motore, la DB di quel motore. Faccio un esempio pratico. Devi creare un qualcosa che ti possa permettere di, replicato più volte, ogni singola componente vada a lavorare, a leggere, a scrivere, a verificare, a calcolare, eccetera, eccetera, vada a eseguirsi soltanto sulla sua DB, sul suo database. Allora devi utilizzare una FB per semplificarti la vita. Perfetto, spero che questo video ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto, mi raccomando, dimmi nei commenti cosa ti è piaciuto di più. Se vuoi che argomenti qualcos'altro, un altro argomento a tuo piacimento, o vuoi che migliori questo video, scrivilo qua sotto nei commenti, metti un like e iscriviti, attiva la campanella per essere sempre aggiornato sui video che verranno a seguirsi. Ci vediamo, grazie, ciao!